Ciao ragazzi, sono in compagnia di Matteo di BC Design. Ciao ragazzi. Siamo qui all'Eternal City. Partiamo col botto subito con Matteo, tanto lo conoscete. Pezzi fantastici e spettacolari che montano nelle moto, nelle Harley. Matteo. Sì, questo è il mio gioiellino. Questo è il suo gioiello, guardate un po' che spettacolo. Qui ci sono allestiti tutti i miei pezzi che produciamo noi internamente. Io sono... Dopo vedrete, a fine giornata andrò a prendere un pezzo suo, ma non ve lo farò vedere. A fine giornata? A fine giornata ve lo farò vedere e poi lo monterò sulla mia Fast Johnny. È una chicca fantastica. Grazie Matteo. Grazie a te Stefano. Mi raccomando, seguite BC Design su Instagram, andate a vedere i suoi pezzi, i suoi accessori che sono bellissimi. E naturalmente con me, attivate la campanella, seguitemi e seguitemi anche su Instagram. Andiamo con la sigla. Sono allo stand di Indian Roma, guardate che bella questo sidecar. Sidecar Indian Shade Chief. La cosa spettacolare di questo sidecar è che qui dentro ci sono delle pallottole gigantesche, guardate che belle. Una moto che non mi ha mai appassionato tanto, però vedendo adesso questi nuovi modelli non sono veramente male. Allora, siamo qui con Hans Cuoio che ci parlerà un po' delle modifiche fatte in questa bellissima Indian Shift. E sopra c'è Floriana, guardate che bella, vestita proprio adatta per questa moto. Parlaci un po' di queste modifiche su questa moto. Allora, questa qui è stata una customizzazione che è stata realizzata all'interno dell'officina India Moto Roma e noi come Hans Cuoio abbiamo curato praticamente tutto quello che è stato il rifinimento in cuoio, quindi dalla sella, all'investimento interno del stampo, alla borsetta laterale che abbiamo qui, insieme al canto, a strap, molto carina, fino al borsone, il vero capolavoro, il borsone laterale. Tutti i prodotti che abbiamo lavorato a mano, anche la colorazione per cercare di mantenere, diciamo, una coerenza a livello cromatico con quello che è la sella, le altre imbottiture. Questo è fatto tutto quanto con cuoio di toro, acconciatura vegetale. Bellissimo. Stanno proprio questo non proprio da Dio. È uscito un buon lavoro. Allora, noi siamo praticamente la sede centrale a Colleferro, provincia di Roma. Poi abbiamo un rivenditore in tutto il mondo, perché comunque esportiamo in tutto il mondo. Abbiamo un centinaio di rivenditori tra Stati Uniti, Canada, Europa, Italia. E abbiamo anche il nostro punto vendita ufficiale a Roma, che non è proprio la Indian Moto Roma, presso la Indian Moto Roma. E insomma, noi stiamo sempre online con il nostro e-commerce. Quindi si può tutte le informazioni. Lo conosciamo tutti. Assolutamente sì. Infatti, diciamo, grazie a Dio la nostra reputazione ci precede, perché tutti quelli che arrivano già ci conoscono. Diciamo, il sito già lo conoscono tutti. E siamo molto seguiti anche sui social. Abbiamo la pagina Facebook, Instagram. Insomma, esatto. Siamo belli attivi e siamo sempre pronti a stare sul pezzo. Anch'io vi seguo sempre. Grazie. Bene, grazie mille. Prodotti molto, veramente, veramente molto belli. Grazie mille. Grazie. Grazie Floriana. Buona giornata. Un altro garage o customizzatore molto bello che fa delle moto veramente spettacolari è Custom Planet, proprio incentrato sul club style. Qui abbiamo una bellissima Road Glide, una Dyna Lowrider S modificata con filtro al cono spettacolare, guarda che bello. Lo scarico di questa moto è fantastico. Bastani 50° anniversario edition. Bellissimo questo scarico, fantastico. Di qua abbiamo un'altra moto, bellissima, un po' come era la mia vecchia, Lowrider S
117, anche questa spettacolare. Come potete vedere abbiamo contachilometri di Vitis Design di Matteo. E ormai diventa come il prezzemolo, sempre nel mezzo, dappertutto, lo trovi dappertutto, ah, non ne possiamo più di Max Biker Adventure. Ciao, ciao a tutti. D'altronde mi capita, devo per forza presenziare a queste fiere che tutti, insomma, sono un po' curiosi di sapere questa Panamerica come è andata in questi 14.000 km in Africa. Comunque ragazzi, vi posso garantire che la moto è andata benissimo, problemi zero. E quindi io posso permettimi di dire che insomma è un buon prodotto. Bravissimo. Io ti ringrazio che vieni sempre a trovarmi, è sempre un piacere. Ma sinceramente non lo sapevo che eri qua, ho riconosciuto la moto, ho detto sicuramente c'è anche lui. Sì, siamo appena arrivati, è stata una serata con gli amici di Caffè Garage che abbiamo cenato insieme, abbiamo fatto una serata, insomma è stata una serata veramente piacevole, poi sono stato un po' lunghi stamattina, abbiamo fatto un po' le ore piccole. Give it to me like bella sensazione il fatto che apri e per un attimo dici non gliela fa e poi pam, ti arriva la botta. Quindi hai trovato aperto. Potenza, coppia, sì, assolutamente sì, e stabilità, perché sono ben bilanciati. In curva è spettacolare. Perfetto. Non me lo immaginavo. È ciò che ci piace sentire. D'altro, da possessore di un'altra marca, posso dire che è un'ottima moto. Ma di quale moto stiamo parlando? Stiamo parlando della Indian, marchio Indian Motorcycle. Ok. Quindi noi abbiamo... Che moto ha provato lui? Allora, lui ha provato una Scout. Okay. Una Scout 1200 cilindrata. Rivisitata dal nostro concessionario, la chiamiamo Ira, con questi colori, con questo appeal. Molto bella. Dopodiché, ma questa esce di serie così? No, questa esce di serie con i colori che uno gradisce. Ah, okay. Ci sono più colorazioni, sono molto molto belle. C'è una grande varietà di colori. Cupolino, ci sono tutti gli accessori, c'è tutto ciò che serve. La moto ha un'ottima coppia, ha un'ottima risposta, motore molto elastico. Signori, fondamentalmente è praticamente la prima moto al mondo. è vero. Indian è nata molto prima, un po' d'anni prima, della quell'altra marca. Omologa marca. Grazie mille. Di nulla, buongiorno. Porto Ricano Car Club, presidente del Porto Ricano Car Club. Siamo in un mondo completamente profano per me, ma molto affascinante. Come si svolge il Car Club di Porto Ricano? Allora, come dicevi tu, questo mondo molto affascinante, siamo Car Club. I Car Club nascono la passione delle auto americane anni 30, 40, 50, fino al 65. E siamo in 9 persone. Siete voi che diciamo fate tutte queste modifiche, cioè sistemate le noi macchine, facciamo anche queste cose, sì, tipo queste macchine qui che vedete qua davanti sono le nostre del Car Club, dei nostri membri. Io, come dicevo, sono il presidente fondatore. Perfetto. Tra tutte le macchine, che sono tutte bellissime, quella che mi risalta più all'occhio di tutti è questa bellissima. Questa è una Ford Thunderbird 1960, in Italia qualcuno vecchietto come me se la ricorda, che era la macchina di Fred Buscaglione. Questa è una macchina che negli anni 60 fu creato quel tunnel centrale, perché prima le auto americane avevano il sedile e la panca intera. Negli anni 60, anzi 58, iniziarono a fare
sulla Thunderbird, quel tunnel centrale. Bellissimo. È un'auto che all'epoca faceva un motore un 350 V8 e in 63 secondi faceva 200 km orari. Negli anni 60 era tanta roba, tanto. Come si dice a Roma. Infatti tanta roba. Complimenti, le macchine sono veramente spettacolari, sono... Grazie. Mi piacerebbe averne una in garage. Ovviamente noi Car Club non siamo, diciamo, come i collezionisti, ma noi sono auto tutte customizzate, cioè tutte personalizzate. Esatto. Sono qua con M Caffè Garage. Di solito nel mio canale parliamo sempre di Harley Davidson, ma a questo punto proviamo a cambiare, vediamo questo gioiellino che ha fatto Massimo. Spiegaci un po' le modifiche fatte e come nasceva questa moto, da che moto viene? Allora, ciao innanzitutto, grazie. Questa era una Honda CX650 dell'82. Era un buon conservato, è stata ferma per più di 20 anni, quindi non funzionava. Col mio amico abbiamo deciso di trasformarla completamente, mi ha lasciato carta bianca e da lì abbiamo fatto nascere questo progetto, una moto sportiva, l'abbiamo alleggerita di quasi 45 kg. Tanta roba. Sì, tanta. Poi ho praticamente rifatto completamente il telaio, compresa anche l'inclinazione del canotto. Sospensioni super sportive, quindi impianto frenante modernissimo, impianto scarico, cerchi a raggi, abbiamo veramente creato qualcosa di nuovo, anche perché su questa base ci sono pochi progetti. Esatto. Poi abbiamo sempre messo la mia particolarità del codone, dell'apertura della sella, la quasi famosa sella Cabrio. Ah, fantastica! L'impianto elettrico è stato tutto rifatto da zero, da qua puoi accedere appunto all'impianto elettrico dove è comodo per qualsiasi problema. Bella, è una moto super funzionale, cammina bene, è bella da guidare. Infatti cioè, io ho sempre avuto un po' il dubbio, no? Queste moto vecchie rimesse a posto, ma la comodità, cioè, a parte la comodità, insomma, diciamo il tipo di guida su queste moto customizzate riprese da moto vecchie. Sì, allora diciamo che sicuramente sono migliorate, perché se consideri che negli anni 80 erano belle moto, ma comunque a livello tecnico erano carenti, sia di freni, non frenavano, quindi adesso oggi invece puoi tranquillamente fare una bella frenata, sia davanti che al posteriore, tutto recente, hai anche delle pastiglie sì. Davanti. Il telaio sì, è stato tagliato e ricostruito, ma è molto più rigido di quello originale, quindi più compatta, più rigida, quindi anche proprio bella, assomiglia a una moto moderna con quella caratteristica o vintage del motore bicilindrico di una volta, con tutta quella cocca ai bassi, che comunque è divertente. Bella, complimenti. Grazie. Bene, grazie mille Massimo, grazie per la spiegazione e complimenti per il tuo lavoro. Grazie. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Lo finiamo accanto a questo bellissimo pick up degli anni 50, rosso, quasi Ferrari, stupendo. E da qui dal Eternal City, come sempre, moto, macchine stupende, customizzatori bravissimi. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Anzi, ci vediamo direttamente a Rombo di Tuono a fine ottobre. Ciao ragazzi!